Bravo sei. In silenzio radio. Eccoci e bentornati sul mio canale, nuovo video informativo giornaliero sul mondo di Call of Duty. Oggi ragazzi sono veramente contento perché sarà il mio esordio, definiamolo così, sempre in live, il mio ritorno su YouTube, perché oggi dalle 13.30 le live le troverete soltanto qui su YouTube. Grazie veramente per il supporto, ieri ho salutato tutti coloro che mi hanno seguito in questi 2 anni sulla piattaforma Viola, spero che mi seguirete anche in live qui appunto su YouTube. Con l'occasione ho anche aperto un gruppo praticamente dove possiamo sentirci al di fuori delle live, voglio che vi iscrivete tutti quanti, lo trovate nel commento in rilievo, il gruppo su Telegram. Poi vi ricordo le mie collaborazioni con Aim Controllers, se cercate un controller da crearvi personalmente, ed eneba.com se dovete risparmiare e se volete soprattutto risparmiare tantissimi soldi sui videogiochi da comprare, abbonamenti PlayStation, Xbox e PC, gift card, chi più ne ha più ne metta. Ma partiamo, perché anche oggi c'è un TG Code incredibile dove dovete lasciare subito un bel mi piace. Poi mi raccomando, alle 13.30 vi aspetto qui in live. L'insider The Ghost of Hope a quanto pare sarebbe preoccupato dagli ultimi leaks riportati appunto su Warzone 2, che potrebbero complicare, come sappiamo, una formula al momento vigente dell'attuale Warzone. Vorrebbe capire infatti se la decisione che sta attuando attualmente relativa al gameplay arriva direttamente dall'Infinity Ward o da Activision, che ha imposto a quanto pare di apportare delle modifiche per evitare, come visto su Overwatch 2, che venga accusata di non aver fatto abbastanza in termini di novità. Quindi The Ghost of Hope è preoccupato da tutte queste novità di gameplay, come la questione della roccaforte che dovrebbe sostituire appunto le stazioni di acquisto, la questione relativamente alle corazze di diverso livello, la questione che forse potrebbero rilevare lo slot cancel. Quindi ci sono un sacco di leaks che attualmente stanno preoccupando un po' la community, e quindi vuole capire se sono state decise dall'Infinity World oppure imposte da Activision. Vi terrò aggiornati, ma soprattutto vi farò sapere in merito a questi leaks quanti appunto saranno confermati, ma molti sono stati riportati da Tom Henderson, ha detto che erano in fase di test, quindi qualcuno sicuramente sarà confermato, altri no, quindi seguitemi in questi giorni. Dopo la patch invece della Season 3 Reloaded, molti giocatori mi hanno segnalato dell'aumento della vita all'interno di Modern Warfare 2019. Quindi l'aumento della vita non è avvenuto soltanto a Warzone, progressivamente prima su Caldera e con l'ultimo aggiornamento anche su Rebirth Island, ma anche all'interno del multiplayer di MW 2019. Infatti ora nelle modalità guerra terrestre e gunfight, quindi scontro, la vita risulta essere più alta di quella normale. Stranamente non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali sul cambiamento della vita all'interno del multiplayer, pertanto non è chiaro se è un problema temporaneo oppure una decisione voluta, oppure dato che praticamente, come sappiamo, Warzone condivide l'applicazione di MW, dato che hanno toccato determinati file, non vorrei che poi è successo, come si dice, il patatrack anche sul multiplayer di MW. Fatemelo sapere, perché tanti se ne sono accorti ora in virtù dello sblocco della nuova mitraglietta, l'H4. Dopo invece la patch 1.18 all'interno di Vanguard, diversi data miner, tra cui Reality, hanno scoperto che sono in arrivo tanti nuovi operatori, molto probabilmente già in occasione della Season 4. I nomi sono Callum, Iken e, a quanto pare, secondo le stringhe, dovrebbe arrivare direttamente da WW2, quindi il titolo della Seconda Guerra Mondiale, sempre della Sledgehammer Games di qualche anno fa, Butcher, il capitano Butcher, che molti di voi sicuramente se lo ricorderanno al poligono di tiro e quindi nella stazione dei quartieri generali. Vi faccio vedere una cosa molto interessante di cui ne ho parlato anche nei giorni passati. Come sapete, cambierà a quanto pare tutta l'interfaccia del menu con l'introduzione del nuovo MW2. Bene, il grafico Jess Fantera Gypsy ha creato un concept sempre basato su X che rappresenterebbe la nuova interfaccia grafica del menu di Modern Warfare 2, per farvi capire sempre di più come si dovrebbe gestire la situazione.
Come sapete ragazzi, il 9 di giugno porterò una live importantissima qui su YouTube, il Summer Game Fest, perché a quanto pare sarà presente MV2 e proprio ieri Jeff Conley, il conduttore del Summer Game Fest e dei Game Awards, ha annunciato la lineup dei partner per l'edizione 2022 del Summer Game Fest e tra questi è praticamente confermata la presenza di Activision. Sembra quindi ormai appunto confermata la presenza di MV2 all'interno della conferenza del 9 di giugno, oltre ad un piccolo reveal dell'esperienza VR esclusiva per il PlayStation VR 2 il 2 di giugno allo State of Play di PlayStation. Quindi domani sera ragazzi, salvi imprevisti, a mezzanotte seguiremo lo State of Play di PlayStation e lì ci dovrebbe essere appunto un teaser per quanto riguarda il PlayStation VR 2 di PlayStation e non si sa se anche qualcosa legato a MV2, mentre è confermata al 100% proprio un, diciamo così, gameplay filmato di gioco di MV2 durante il 9 di giugno. Quindi due live veramente molto importanti domani notte e il 9 di giugno. Invece il 9 di giugno dovrebbe essere alle 8 di sera. Poi ovviamente vi riporterò tutto quanto sui miei social, seguitemi nel gruppo di Telegram, lo trovate nel commento in rilievo, così non vi perderete nessuna notizia. Ma parliamo di una notizia importantissima avvenuta ieri sera dopo cena, qualcosa ragazzi che mi ha fatto veramente cadere dalla sedia. Il leaker Tom Henderson, che già in passato ci ha parlato delle prime informazioni sulla mappa preliminare di Warzone 2, abbiamo visto anche le prime ipotetiche bozze sui poi che ha praticamente svelato, tramite un nuovo articolo pubblicato sul sito Exputer ha svelato che a quanto pare gli sviluppatori non sarebbero soltanto al lavoro su una mappa principale di Warzone 2, ma addirittura su una mappa secondaria del gioco. Quindi avremo a quanto pare una sorta di Rebirth Island 2. Secondo le sue fonti, gli sviluppatori avrebbero affermato che una seconda mappa per Warzone 2 è in fase di sviluppo, ma è probabile che venga rilasciata qualche tempo dopo il lancio di Warzone 2. Al momento non si sa molto sulla seconda mappa, mi è stato suggerito che potrebbe essere sempre di dimensioni molto piccole, come la tanto amata Rebirth Island dall'originale Warzone. Una fonte che ha recentemente partecipato a una recente playtest per Warzone 2 ha affermato che la mappa era visibile nel menu del gioco, ma il direttore che si occupava della sezione playlist aveva affermato che questa mappa era attualmente in fase di sviluppo iniziale e non era per nulla disponibile per la sessione di gioco. Quindi non è del tutto chiaro quando verrà rilasciata questa seconda mappa, ma è probabile che venga rilasciata durante il secondo anno del ciclo di vita di Modern Warfare 2 se la tendenza dei contenuti di Warzone continuerà. Ciò indicherebbe che è probabile che la seconda mappa venga rilasciata a fine 2023. Si può presumere quindi che Warzone 2 eseguirà anche un programma di rilascio simile al Warzone originale, che è stato rilasciato a marzo 2020, suggerendo che Warzone 2 uscirà sempre a primavera del 2023. Tuttavia è stato suggerito che questo non sembra essere un caso, infatti Warzone 2 non dovrebbe venire rilasciato al lancio di Modern Warfare 2, ma verrà rilasciato subito dopo, anche per dar tempo, come sapete bene, di spingere la modalità nuova DMZ di MV2. Una fonte aveva affermato che durante una riunione a livello aziendale all'inizio di quest'anno, Warzone 2 era attualmente impostato per un paio di mesi dopo MV2, anziché dopo 5-6 mesi dopo il lancio, però attualmente queste sono sempre notizie che arrivano da, come si dice, dai corridoi. Naturalmente i piani possono cambiare, dipende tutto direttamente da Activision, ma attualmente possiamo tranquillamente dire che Warzone 2 potrebbe tranquillamente essere rilasciato tra dicembre 2022 e appunto la primavera del 2023, proprio come altri titoli di Call of Duty che non sono stati appunto l'ultimo della serie. L'originale Warzone sarà a quanto pare ancora giocabile, ma il supporto per il titolo diminuirà molto probabilmente, quindi questo potrebbe sempre far pensare che il nuovo Warzone 2 sarà destinato soltanto alle piattaforme next gen. Però al momento anche qui si parlano di leaks e di notizie di corridoio, vi terrò aggiornati. Comunque la cosa ormai certa è che avremo appunto due mappe sul nuovo Warzone. Fatemi sapere ragazzi che cosa ne pensate, vi voglio subito con un bel pollicione nell'alto, quindi lasciate un bel like, iscrivetevi immediatamente al mio canale Telegram per rimanere sintonizzati e poi vi aspetto tutti quanti alla prima ufficiale live alle 13.30 qui su YouTube. Noi invece ci vediamo domani ore 7 sempre qui su YouTube con un nuovo TG Code.